Le opportunità di cooperazione tra l'Italia e l'Africa al centro del giro in Calabria di Edmondo Cirielli, vice ministro degli esteri, tappa a Crotone dove ha incontrato gli industriali. Cooperazione Italia-Africa, mutuo vantaggio, c'è questa parola? Beh, insomma, è chiaro, l'Africa è un grande continente, geograficamente più grande di Cina, Europa e Stati Uniti messi insieme. È un continente ricco di risorse, di materie prime, di possibilità di approvvigionamento energetico. Finora tutto il mondo si è sempre approcciato con l'Africa, non soltanto l'Occidente, anche la Cina e la Russia, in ottica come il mondo arabo, in ottica predatoria. Noi pensiamo che bisogna cambiare registro, fare in modo che in cambio di queste cose che servono a noi, bisogna far crescere l'Africa con infrastrutture, valorizzando il capitale umano. Se cresce un grande mercato economico lì, oltre a essere una cosa giusta moralmente, è anche una cosa conveniente per l'Italia, perché noi siamo di fronte all'Africa, quindi è un mercato di naturale sbocco, così come se le cose vanno male siamo i primi ad averne conseguenze negative. E poi le questioni di strettissima attualità come la vicenda israeliana-palestinese. Quello che accade nel Mediterraneo ci interessa direttamente, peraltro Israele è l'unica grande democrazia in quell'area ed è un alleato strategico non soltanto della NATO e dell'Occidente, ma lo è direttamente dell'Italia. Il massacro vergognoso di civili, ma anche l'accanimento tribale, medievale, una violenza veramente che ha colpito tutti, portata avanti dai terroristi palestinesi di Hamas, guidati e o eterodiretti dall'Iran, certamente ha aperto una crisi di proporzioni e di una gravità unica, perché abbiamo riscoperto in questo secolo il razzismo antisemita. È chiaro che Israele ha il diritto di difendersi, che significa estirpare Hamas da Gaza. È impensabile che una striscia di terra, uno Stato sedicente, speriamo nel futuro uno Stato, possa essere guidato da un'organizzazione terroristica sanguinaria come Hamas. D'altro canto l'Italia sta cercando, da un lato, che non si estenda questo conflitto a tutta l'area medio orientale, che non si trasformi in una guerra di religione, Islam contro ebraismo o Islam contro Occidente. È chiaro che la Russia in primis, ma purtroppo anche l'Iran e forse anche la Cina, soffiano su una radicalizzazione della crisi, o almeno su una radicalizzazione del confronto, per il confronto geopolitico che esiste con gli Stati Uniti su scala mondiale. L'Italia, chiaramente, visto che è il Mediterraneo, ha interesse che la cosa rimanga contenuta in un'operazione di difesa di Israele, chiaramente come è sempre stato, nel rispetto del diritto internazionale.